Dei Dreamer, anticipazione episodio 94, Jeanne e Sanem, un'amara sorpresa. Mentre in agenzia continua il gossip in merito alla situazione, Icitte si reca proprio nell'ufficio di Jeanne a cercare Sanem per parlare del design. I due lasciano da solo Jeanne, fortemente innervosito dall'interruzione, e parlano nel corridoio sotto gli occhi di tutti. Sanem dice a Icitte che non vede l'ora di lavorare con lui. Appena Icitte se ne va, Jeanne convoca immediatamente il gruppo creativo in sala riunioni, poi fa uscire tutti a eccezione di Sanem e Deren. Jeanne pretende che il lavoro sia fatto al meglio, ma Deren gli conferma che tutto è già stato controllato. Intanto McBee informa Sanem che ha invitato Osman a cena e la ragazza le promette di non fare tardi. Jeanne torna a casa e trova un'amara sorpresa. La madre ha invitato a cena Egitte e Pauline. Jeanne è molto arrabbiato e Egitte non si risparmia, accennando al fatto che ha trovato un nuovo editor, Sanem, una ragazza molto laboriosa e talentuosa. E Mirren nel frattempo sta cominciando a capire l'intento della madre e di Pauline. Durante la serata, Pauline condivide l'idea del libro di cucina avuto dal fratello. Egitta afferma che chiederà consigli a Sanem e Jean risponde che Sanem ha ancora molto lavoro da fare in agenzia. Yuma propone a Jean di fare le foto per il libro. Egitta afferma che sarà un onore se accetterà di farlo. In casa Edin, durante la cena, si parla del matrimonio tra lei e Osman, ma la ragazza dice che è ancora troppo presto per sposarsi. Più tardi viene trasmesso lo spot pubblicitario di cui Osman è protagonista, e i giovani amici del quartiere, ai quali si è aggiunta Guriz, lo guardano tutti insieme, congratulandosi poi con Osman. Lui, però, è molto deluso per i discorsi fatti da Leila. I due escono a fare una passeggiata e lui le dice che non vuole forzarla a fare nulla, ma le chiede se davvero vuole stare con lui, perché se non è così, quello è il momento giusto per lasciarsi, visto che col tempo sarà sempre più difficile. Lei lo rassicura che ha accettato di essere la sua fidanzata ed è con lui che vuole stare, solo si sente stressata da tutti quei discorsi, ma non ha dubbi, anzi gli ripete che vuole sposarlo. L'indomani in agenzia, Deren e Sanem entrano insieme nell'ufficio di Jeanne. Deren dice che è tutto a posto, Sanem che non c'è lavoro. Jeanne le chiede di rimanere nel suo ufficio, mentre Deren esce. Lui chiude la porta e le comunica di avere una novità per lei. Ha un amico che vuole uno spot e le dice di lavorare su questo. La ragazza chiede dettagli sul nuovo lavoro, il marchio interessato, e viene a sapere che si tratta di una linea sportiva. Lei gli dice che farà ricerche su internet, ma lui afferma che su internet non c'è nulla. La invita poi a non parlarne con nessuno. Sanem si vede nuovamente a pranzo con Egitte. Il ragazzo le dice che lei ha delle idee fantastiche. Sanem mangia la torta al cioccolato e parla dei suoi sogni. Egitte le dice che il tempo con lei passa velocemente e Sanem che la torta è molto buona e che deve tornare in agenzia imbarazzata dal fatto che lui le abbia pulito le labbra sporche di cioccolato. Intanto Yuma e Pauline sono nell'ufficio di Jeanne. Arriva Sanem e viene a sapere del progetto di libro di cucina di Pauline. Sanem afferma che anche lei, terminati 13 giorni, farà finalmente quello che ama. Pauline e Yuma se ne vanno dopo che la seconda invita tutti a cena a casa Divit. Parlando con CJ, Sanem gli dice che non ci andrà, ma alla domanda da parte di Jeanne risponde affermativamente. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!